Parliamo con il coach di Bergamo, Cristian Zanchi, di questa sconfitta al tie break, una gara insomma iniziata ottimamente da Crema e un pochino non bene da voi, poi siete usciti al tie break, momento decisivo, forse ha avuto Crema qualcosa in più. Noi siamo una squadra molto giovane, l'ambizione di questo gruppo è di crescere. Io la guardo sempre sotto il profilo positivo, la partita per noi 5-6 sono stati molto utili per far crescere i nostri giovani. Poi nel tiebreak sappiamo tutti che andano a lotteria, una palla in più, una palla in meno fa la differenza. Abbiamo avuto anche i nostri problemi nel tiebreak, non li abbiamo sfruttati, merito a Crema che ha vinto. Invece nella prima parte della gara molto bene Crema o voi è mancato qualcosina? Molto bene Crema, che ha saputo interpretare bene in alcune situazioni la partita. Noi, nonostante l'avessimo preparata bene, abbiamo fatto molta fatica soprattutto sul cambio palla sulla prima ricezione, e Crema comunque in difesa, muro difesa molto tosta, è difficile mettere palla per terra. E dopo questa sconfitta la classifica ha parlato di crescita dei ragazzi, però insomma uno degli obiettivi di Bergamo è infastidire Cantù o no? No, l'obiettivo di Bergamo è di guardare una gara singola alla volta, senza guardare né chi c'è sopra né chi c'è sotto. Noi siamo lì, ma obiettivamente puntiamo sempre alla singola gara, guardiamo la crescita dei ragazzi per poi porre le basi per un futuro migliore. Obiettivamente il campionato che stiamo facendo è molto soddisfacente. Quindi secondo lei il campionato è il primo favorito, rimane Cantù e sarà quella la vincitrice? Beh, se Cantù mette in campo le armi che ha, sicuramente farà campionato a sé. Non so il motivo per il quale sta un po' balbettando in alcune situazioni, però sono convinto che Cantù è la principale protagonista del campionato. Poi dietro vedo un gruppo di squadre che possono comunque giocarsi secondo e il terzo posto, tra cui noi, però Cantù è sopra le righe secondo me.